Derby, Lecce e Bari non sono mancati disordini e incidenti causati dalle due tifoserie. Sentiamo. Senza gravi danni il bilancio incidenti del derbissimo di Puglia Lecce Bari, anche se nella notte salentina si sono verificati disordini prima, durante e dopo la partita, con conseguenze che hanno portato al ferimento di 3 agenti di polizia rimasti coinvolti nei tafferugli scoppiati durante l'ingresso allo stadio degli oltre 1000 tifosi baresi sistemati nei distinti sud-est. Per loro la prognosi è di circa 10 giorni. Ancora nel settore ospiti, nel corso dell'incontro, alcuni tifosi sono riusciti ad aprire un cancello, rendendo necessario l'intervento dei poliziotti in servizio. All'esterno dello stadio un centinaio di baresi rimasti fuori è rimasto a lungo bloccato, mentre altri sono riusciti a danneggiare con pietre, catene e bastoni alcune auto che erano parcheggiate. Incidenti anche dopo la gara, alcuni tifosi giallorossi hanno agito ai danni della tifoseria ospite. A Lecce, all'imbocco della superstrada per Brindisi, una Volkswagen Jetta con a bordo 5 baresi è stata colpita da sassi lanciati dai leccesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura. A San Cataldo alcune auto sono riuscite a svincolarsi dal corteo ospiti, che era scortato dalle forze dell'ordine e che ha seguito un percorso alternativo lungo la litoranea adriatica sino a Squinzano, e la ventina di baresi che ne erano a bordo ha colpito gravemente 2 auto e lanciato sassi alle vetrate del ristorante La Bella Firenze.